schiaffo alla polizia penitenziaria! Non si possono indagare e perquisire come delinquenti 44 servitori dello Stato. Matteo Salvini ha fatto tappa al carcere di Santa Maria Capua Vetere per portare la propria solidarietà ai 44 agenti della penitenziaria indagati per i presunti pestaggi avvenuti all'interno del carcere casertano. Ad accogliere il leader della Lega una folta rappresentanza di poliziotti che hanno acclamato Salvini e contestato il governo. Tuteliamo la legalità e ci trattano da delinquenti, la rabbia dei secondini. Una vergogna assoluta, non possono essere etichettati come torturatori, aggiunto l'ex ministro dell'interno che ha poi chiesto più strumenti per gestire l'ordine pubblico dietro le sbarre. Può capitare che uno su mille possa sbagliare. Esatto. Se uno su mille sbaglia, paga. Lo denunciamo anche noi. Paga. Ma non esiste né in cielo né in terra davanti ai parenti dei detenuti venire a perquisire dei poliziotti. Vado dentro a capire, per quello che mi riguarda, però, visto che le rivolte poi non è che le tranquillizzi con le margherite, pistola elettrica e videosorveglianza, prima arrivano meglio. Numerose le reazioni. Cirielli di Fratelli d'Italia ha chiesto le dimissioni di Bonafede, mentre l'esponente della Lega Severino Nappi ha chiesto al governo di riferire in Parlamento su quanto accaduto. Il garante dei detenuti, Samuele Ciambriello, ha ricordato che si è lavorato con scrupolosità, segnalando alla magistratura episodi e denunce su cui è necessario fare chiarezza, le sue parole. Per Ciambriello, chi ha operato correttamente non ha nulla da temere, così come allo stesso tempo le carceri non devono essere luoghi oscuri, sottratti, dice, al controllo della giustizia.